Una cosa interessante potremmo dirla subito a proposito di Messi, visto che hai aperto l'argomento. Nella vostra copertina c'era Giorgia Meloni che diceva il MES è un cappio al collo, non lo vogliamo. Sono felice perché anche noi non lo vogliamo, però qui leggete Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ve la faccio leggere. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 23 marzo 2011, 25 marzo. Qui c'è scritto rigorosa condizionalità, ora ve lo illumino meglio al prossimo giro se volete, e chi lo ha firmato? Il governo di cui Giorgia Meloni era ministro. L'avete mai vista questa bella foto? L'avete mai messa? Ecco, Giulio Tremonti che firma il MES, ok? Allora, Giorgia Meloni era ministra di un governo che ha firmato il MES. Il MES è in vigore da 8 anni ed è stato firmato in Europa 9 anni fa. Chi c'era? Silvio Berlusconi al Consiglio europeo, non Giuseppe Conte o Renzi o Gentiloni. C'era Silvio Berlusconi. Chi c'era in quel governo? Meloni, La Russa e Fitto. Più Bossi, Calderoli, Maroni, Tremonti. Quindi tutta la Lega e tutti i Fratelli d'Italia hanno voluto il MES. E il fatto che questo MES dovrebbe essere tutt'altra cosa, il fatto che sia un MES senza... Non può essere un'altra cosa. Non può essere un'altra cosa, perché per cambiarlo bisognerebbe cambiare il trattato ufficiale di funzionamento dell'Unione Europea. Qui c'è scritto, allora, e quindi ci voleva l'unanimità.